Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sarà venerdì 1 luglio in prefettura a Catanzaro, lo rende noto il Viminale. Alle 10.30 sottoscriverà il protocollo NUE 112 con la Regione Calabria. Alle 11 parteciperà al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nuovo incremento dei ricoveri ospedalieri da Covid in Calabria, che crescono di 5 in area medica, totale 184, e di 2 in terapia intensiva, totale 8. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 1893, ma con un minor numero di tamponi fatti, tant'è che il tasso di positività cresce dal 30,48% al 31,11%. Nello stesso arco temporale si registra un decesso, con il totale delle vittime che diviene 2671. Possiamo immaginare il rilancio del settore della forestazione in Calabria, il tutto tramite un ricambio generazionale del personale, in quanto la forestazione rappresenta un volano di sviluppo per questa regione. I giovani possono essere impiegati anche a tempo parziale e non pieno. Inoltre, questo comparto potrebbe anche autofinanziarsi. Lo ha dichiarato ai nostri microfoni l'assessore regionale d'agricoltura e forestazione Gianluca Gallo durante il congresso regionale del sindacato Willa Will. Il governo regionale, il presidente Occhiuto, anch'io stiamo pensando ad un rilancio del settore della forestazione, che significa anche ringiovanimento nel settore stesso e significa quindi una risposta importante per un settore. Noi siamo proprietari di 60.500 ettari nella nostra azienda Calabria Verde, che dobbiamo tutelare, che dobbiamo coltivare e che dobbiamo anche proteggere nel momento in cui c'è la stagione degli incendi. Abbiamo grandi difficoltà in questo senso crediamo che il futuro possa essere proprio quello di un rilancio del settore della forestazione in linea generale attraverso un tempo parziale che sicuramente renderà nel corso poi nel futuro sostenibile tutto questo percorso. Giovani che potrebbero insomma interessarsi alla vicenda degli antincendi e anche di un settore che potrebbe autofinanziarsi, cosa vuol dire? Beh, perché noi non utilizziamo questo settore, noi non vendiamo un solo albero, quindi siamo al di fuori della filiera bosco-legno, siamo al di fuori della filiera delle produzioni di cippato e quindi non forniamo per esempio alle aziende a biomassa della nostra regione nulla, il che significa, non stiamo lavorando sulla certificazione dei crediti di carbonio, il che significa che incassa poco questo settore, invece è un settore che potrebbe incassare attraverso la coltivazione del bosco e quindi attraverso i risultati della coltivazione del bosco. Naturalmente bisogna avere piani di gestione forestale che non c'erano da qualche anno, che noi stiamo mettendo in campo e che possano essere risultati che la nostra regione può raggiungere anche in termini di introiti in bilancio, e che significa anche autofinanziamento, autosostentamento del settore della forestazione. Abusivismo edilizio, deficit di depurazione e inquinamento, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità, dagli illeciti penali a quelli amministrativi. Quest'anno per la prima volta Legambiente presenta un quadro completo delle violazioni alle leggi che tutelano mari e coste. 55.020 reati contestati nel 2021, alla media di 7,5 ogni chilometro di costa, ossia un illecito ogni 133,3 metri, 24.900 le sanzioni, 20.485 le persone arrestate o denunciate, 7.021 i sequestri, 392 le società denunciate e 270 quelle sanzionate. Tra sequestri e sanzioni, il business del mare violato è di oltre 626 milioni di euro, in flessione rispetto al 2020. La maggior parte delle misure riguarda l'inquinamento e i rifiuti, con oltre 577 milioni di euro. A guidare la classifica delle aggressioni all'ecosistema marino su base regionale è, anche nel 2021, la Campania, seguita da Sicilia, Puglia, Toscana, Calabria e Lazio. Prima regione del nord è il Veneto, mentre nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, si concentra il 46,1% di tutti i reati e gli illeciti amministrativi accertati nel nostro paese. Questo è in sintesi il quadro che emerge dalla 23ª edizione del rapporto Mare Monstrum, elaborato dall'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente su dati di forze dell'ordine e capitanerie di porto.
Ancora una volta il colle su cui sovrasta la basilica minore della Madonna del Castello di Castrovillari è stato interessato da un incendio, il sesto in questi ultimi 2 mesi e diversi lo scorso anno, fortunatamente domati, che hanno solo lambito la basilica. Anche questa volta le squadre antincendio di Calabria Verde hanno dovuto lavorare sodo per impedire al fuoco di scendere al Valle del Costone, tra l'altro interessato da rifiuti abbandonati da persone incivili. Grazie al pronto intervento di Monsignor Carmine De Bartolo, rettore della Basilica, che immediatamente ha chiamato i soccorsi, e al tempestivo lavoro delle squadre antincendio di Calabria Verde, si è scongiurato ancora una volta il peggio. Sono iniziati lunedì 27 giugno i colloqui orali della maturità. Successivamente alle prove scritte già sostenute, gli studenti affronteranno dunque l'orale le domande della commissione di maturità. Come stabilito nell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, il colloquio si apre con l'analisi di un materiale scelto dalla Commissione, un testo, un documento, un problema, un progetto che viene sottoposto al candidato. Nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline. La Commissione è composta da 6 commissari interni e un presidente esterno. Abbiamo visitato con le nostre telecamere l'Istituto Tecnico Tecnologico Bruno Chimiri di Catanzaro. Ascoltiamo le emozioni e gli stati d'animo dei ragazzi prima e dopo la seduta di esame. La preparazione comunque si basa su tutti i 5 anni di scuola, in particolare sugli ultimi mesi che ci siamo impegnati tanto, sia a livello di classe ma anche a livello personale. Senti, un aspetto positivo è il fatto di avere la commissione costituita da professori interni. La considerate un aspetto positivo? Sì, dovrebbe essere un aspetto positivo perché comunque sono professori che ci accompagnano, alcuni da 5 anni, alcuni dal triennio, quindi dai 3 anni. Conoscono i nostri punti di forza, i nostri punti deboli, quindi sono molto legati a noi, quindi non penso che farebbero qualcosa per farci andare male, ma un aiuto ci sarà sempre. No, io ce l'ho domani No, l'esame, puoi so parlare. è solidarietà Ah, questa, quindi io al momento sono abbastanza tranquilla, l'ansia salirà. Oddio, salirà domani. Sì, certo, c'è sempre quella tensione, come ha già detto lei, il fatto che abbiamo una commissione interna aiuta molto perché appunto i professori ci conoscono, alcuni da 5 anni. Sì, ormai ci siamo affezionati a questa scuola, alle compagne pure, quindi. di 5 anni, bene. Sì. Tu, emozioni? Sì. E vabbè, anch'io sono emozionata. Idee già chiare per il futuro? Sì, vorrei fare medicina. Medicina. Come è andato l'esame? Allora, diciamo che è andato abbastanza bene. Ci aspettavamo un macello in realtà, eravamo parecchio in ansia, però ce l'abbiamo fatta. Una volta entrati l'ansia, diciamo, si affievolisce. E intorno alle 9, io intorno alle 9 è durato un'ora, 1 ora e 10. Più che altro ho parlato in generale di quello che poi voglio fare nella vita e. Inizialmente avevo paura, ansia più che altro, poi comunque ho capito che sarebbe stata una cosa abbastanza semplice, erano i miei professori, tranne il presidente. Però, certamente, esattamente, quindi non è stato nulla di tragico, insomma. Ansia, poco. Tensione assai. Hai studiato? Certo. Sicuramente, sicuramente sono abbastanza tranquilli, secondo me le sensazioni sono positive perché hanno la percezione che ci sia stato quest'anno un ritorno alla normalità, nonostante diciamo, un po' di agitazione per il fatto che tornassero gli iscritti, però secondo me una parte di loro erano anche felici di tornare a questa normalità di 2 anni fa e quindi fare sia la prima prova sia la seconda prova e poi chiaramente l'orale, perché è anche giusto che si ritorni insomma, a questa normalità che secondo me tranquillizza un po' tutti, tranquillizza in particolare loro perché soprattutto i ragazzi ne avevano bisogno sicuramente. Finisce questo percorso, se ne aprirà un altro. L'importante è avere le idee chiare, no? Non sempre è facile averle a questa età, però l'importante è scegliere bene. Sicuramente sceglierà bene. L'abbiamo vista molto Sì, decisa, è convinta. decisa, convinta e sa quello che fa. Signora. Non sono sicura ancora al 100%, però diciamo che già sono un buon punto, dai. Un punto di Sì, svolta, un bivio. è vero. È un traguardo. Anche sua figlia, signora, Sì, molto infatti. decisa, l'abbiamo vista, Sì, molto, sì, già sì. con le idee quasi chiare. Con ansia fino alla fine, però ce l'ha fatta, dai. Così iniziano un altro percorso. Speriamo. Probabilmente quello universitario. Sì.
si chiariscono le idee, poi è l'importante scegliere bene. Sì, infatti. Il Football Club Crotone ha comunicato la conclusione di due importanti operazioni. Vladimir Golemic rinnova con i rossoblù fino al 2026. Cosimo Chiricò arriva a titolo definitivo dalla Padova. La storia d'amore del difensore serbo con la maglia rossoblù dunque continua. Il contratto di Golemic, in scadenza al 30 giugno 2022, è stato infatti prolungato per altre 4 stagioni. Golemic ha indossato la maglia rossoblù già in 104 occasioni. Il colpo è rappresentato dall'arrivo di Cosimo Chiricò, brindisino di Mesagne, terra che gli ha dato i natali il 5 ottobre 1991. Chiricò è un giocatore esperto nella categoria, dove ha trionfato per 3 volte con le maglie di Ascoli, Foggia e Monza. Nell'ultima stagione ha indossato la casacca del Padova, realizzando 13 reti tra campionato e playoff. Fantasy e dribbling per il funambolo pugliese, che è dotato anche di un gran tiro dalla distanza con il mancino, che gli ha permesso di siglare gol spettacolari. Chiricò ha sottoscritto con la società rossoblù un contratto triennale.